Salve a tutti ragazzi e benvenuti qui su Elytra Technology in un nuovissimo video. Oggi siamo in una visuale un po' più vicina anche al PC, perché andremo a parlare di un prodotto che sta proprio lì dentro ma che difficilmente riuscirete a vedere tramite questa ripresa. Ciò che andiamo a vedere oggi in realtà sono più che recensioni, sono una anteprima di quelli che sono due prodotti che ci sono nel mio PC, due nuovi prodotti. Uno è un NVMe della Patriot e un NVMe da 250 GB, 256 GB, dalle elevatissime prestazioni. Parliamo di 3000 MB al secondo in lettura e 1800 MB al secondo in scrittura. Un ottimo NVMe che si riesce a trovare intorno ai 100 euro su Amazon e che ho testato per un po' di tempo. Ho testato per un po' di tempo e mi sono reso conto anche durante i test che in molti casi riscalda davvero particolarmente. È il primo prodotto che sto testando di NVMe, mi piacerebbe testarne anche altri, ma mi sono reso conto che le temperature sono veramente molto alte e quindi andiamo a vedere anche un dissipatore che ho acquistato su Amazon, quale dissipatore magari può andare bene per questo dispositivo. Innanzitutto avere un NVMe su un normalissimo PC semplicemente per giocare è un qualcosa probabilmente di superfluo. Potrebbe servire lì dove spostiamo tantissimi file di grandi dimensioni oppure vogliamo la massima fluidità nell'apertura delle applicazioni, nell'apertura dei giochi, e questo può sicuramente portarci ad avere una fluidità, una velocità nettamente superiore rispetto a degli SSD o degli hard disk meccanici tradizionali. Nell'utilizzo di tutti i giorni la differenza non si nota tantissimo rispetto a un SSD. Aprendo però, utilizzandolo con alcuni programmi molto pesanti come o Photoshop o Lightroom o Premiere, After Effects lo stesso Sony Vegas, le aperture sono comunque molto più veloci. Si vede che le aperture sono molto più veloci. Anche i caricamenti dei giochi sono un qualcosa di allucinante, assurdo, velocissimo. Questo sicuramente è un grandissimo punto a favore per questi NVMe, che è lì il loro punto, diciamo, di forza, ed è lì che riescono a velocizzare l'utilizzo di tutti i giorni. Durante dei test le temperature hanno toccato picchi di 80 gradi. Il standard siamo sui 60-65 gradi, diciamo in media, toccando punte di 75-80 gradi. Ho acquistato il dissipatore, uno dei più economici che ho trovato su Amazon, anche per testarlo. Un dissipatore da 9 euro che in realtà vi lascio il link in descrizione, non ce n'è solo uno ma bensì due. E il secondo l'ho inviato ad un amico che magari presto vi dirò un po' l'uso che ne farà e magari spero davvero di riuscire a fare un video modding di quel dissipatore qua su questo canale tramite questo amico. Come sono cambiate le temperature con un dissipatore da 9 euro? Le temperature standard sono passate da 60-65 gradi a circa 40-45, quindi l'NVMe è sceso di circa 15-20 gradi utilizzandolo con Windows aperto, ed è veramente tantissima la differenza. Portandolo poi in stress, quindi in dei test, il picco massimo ha raggiunto 67 gradi. Davvero niente male, ragazzi. Immagino un pochino come possano essere le temperature. È comunque un dispositivo molto piccolo, un NVMe, come magari potete vedere da alcune immagini. Però comunque un dispositivo così piccolo che porta calore in tutto il PC comunque si fa sentire, diventa una piccola stufa dentro al nostro PC. Quindi in questo caso tenerlo il più freddo possibile ci permette di avere comunque le temperature di un po' tutta la componentistica all'interno del PC più fresche. Quindi sicuramente vi consiglio, se acquistate un NVMe, un M2, sicuramente questi dalle elevatissime prestazioni che riscaldano di più, vi consiglio di andare ad inserire un dissipatore anche da 9 euro. Spero presto di poter recensire e testare un dissipatore, il modello della Adata. Siamo in attesa dell'uscita della seconda versione con la ventola RGB, che sarebbe veramente molto interessante. In ogni caso state vedendo probabilmente un qualcosa all'interno del PC, spero che non si veda perché presto devo portare la recensione di un nuovo prodotto che
Ho venduto la mia vecchia scheda video e ne ho installata una nuova, e alcuni di voi hanno fatto, diciamo, una specie di quiz, una specie di hanno cercato di capire che scheda video ho acquistato semplicemente tramite una foto. Quindi alcuni di voi hanno indovinato e lo scoprirete nel prossimo video. In ogni caso, spero che il video vi sia stato utile. Se acquistate comunque un NVMe, vi consiglio assolutamente l'acquisto di almeno un dissipatore, anche semplicemente da 9-10 euro, 15 euro, anche i modelli un po' più spinti, un po' più dalla qualità migliore, anche più belli esteticamente, nel caso in cui sia a vista. A me è tutto nascosto sotto al grandissimo dissipatore Cryorig. Magari un domani che ho un dissipatore IO o custom con quel dissipatore che si vede, non è proprio bellissimo come potete vedere dalle immagini, però è assolutamente più che funzionale. Spero che il video vi sia piaciuto, ragazzi. Se non siete iscritti, iscrivetevi a questo canale, lasciate tantissimi mi piace e scrivetemi nei commenti cosa pensate degli NVMe e soprattutto su questo dissipatore. Noi ci vediamo con il prossimo video. Ciao a tutti, ragazzi, da Elytra Technology.